Un saluto a tutti, cari amici. Quest'oggi un video breve, un video di unboxing che mi è arrivato giusto oggi dalla Curom du Comte, quindi da Tilburg, dall'Olanda, Nederland. Per inciso, questa era una cosa che avevo preso, che avevo comprato quando c'era stato il cosiddetto Pen Day, perché avevano messo un codice sconto, se ricordo bene, del 20%. Ne avevo approfittato per prendermelo come regalo di compleanno. Però è arrivato adesso, quindi dopo Natale, e adesso vi spiegherò anche il perché. Allora, scartiamolo. Bella confezione. Mi piace, questa scatola me la terrò e penso proprio che la riutilizzerò per qualche altro scopo. Sempre così. Ok, qui c'è roba che mi interessa con dati privati. E voilà. Allora, leviamo un poco di carta da imballaggio. Sì, è una Pelican. Allora, come vi ho detto, è arrivata solo adesso. Perché più di un mese? No. Perché più di un mese? Perché praticamente mi hanno avvisato dalla Curom du Comte che purtroppo la crisi legata alla carenza di materiali, dovuta a sua volta al coronavirus, si sta facendo sentire anche in casa Pelican. Per cui non avevano in Pelican i materiali per poter produrre le penne, quindi loro erano rimasti senza scorta, hanno dovuto aspettare che Pelican tornasse a produrre, ad avere i materiali di base per produrre le proprie stilografiche. We wish you a lot of writing pleasure with your fine writing instrument. E qui ci dovrebbe essere la garanzia, non mi hanno messo niente. No, non mi hanno messo niente questi. Vabbè. E qui, ci dovrebbe essere la penna. Eccola qui. È una penna classica, ma è una M800 che io chiaramente non possedevo, con finiture blu. E pennino fine, esatto, sì, fine. Eccola qui, la mia prima Pelican 800. Bene, prossimamente su questi schermi arriverà anche la recensione di questa penna e la prova di scrittura. Un saluto a tutti, a presto!